Eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti. Allora, abbiamo con noi questa sera Massimo Gatta, che è bibliotecario presso l'Università del Molise e si occupa da molti anni di bibliografia e di storia dell'editoria. E soprattutto, in modo particolare, si occupa di edizioni del Novecento. Ma non solo, Massimo è direttore editoriale insieme a Oliviero Di Liberto di una casa editrice che a me personalmente piace moltissimo e di cui ho molti libri, che è la casa editrice Bibliohouse, che è specializzata proprio in bibliografia e storia del libro. E Massimo poi ha pubblicato anche moltissime pubblicazioni, oltre 500 tra saggi e articoli, scrive da oltre 20 anni per la rivista Carta e ha pubblicato di recente la breve storia del segnalibro nel 2021, che è stato tradotto di recente in spagnolo, ha pubblicato un saggio sul disordine dei libri. E anche questo tradotto in spagnolo e un altro sui colofon di Franco Riva, insomma, è sempre molto, molto attivo e inarrestabile, oserei dire. Sono molto interessanti sempre i suoi studi, diciamo, su aspetti del libro meno indagati, no, rispetto ad altri sui quali magari ci si sofferma di più. Uno di questi, direi, sono i libri in miniatura e quindi io gli lascio senz'altro la parola, ecco. Grazie Chiara dell'invito e saluto tutti gli amici, ne ho molti nell'Aldus Club. Io non sono un socio, ma seguo sempre le attività molto interessanti dell'associazione. E quindi ringrazio Chiara e ringrazio le persone che hanno pensato di ascoltare questa breve, che io ho chiamato cicalata, perché è una conversazione più che altro. E ho pensato a dispetto del mio modo di fare, di usare un PowerPoint, di fare un PowerPoint, perché fondamentalmente mi fa piacere anche poi mostrare delle immagini, oltre che, diciamo, raccontare un po' questa lunghissima storia dei miniature books, dei libri in miniatura. Con Chiara, tempo fa, parlavamo di così, quando abbiamo pensato a questo tema, di togliere subito, diciamo, lasciare il campo a quello che normalmente si pensa rispetto a questo tipo di interesse, anche bibliofilico, fortemente bibliofilico, visto che la tradizione, soprattutto quella anglosassone, ha privilegiato molto questo, diciamo, questo aspetto del collezionismo. E dicevo a Chiara, non è un fenomeno da baraccone, tra virgolette. Pur essendo comunque un settore ancora, per certi aspetti, secondo me, misterioso, perché effettivamente non si riesce a capire bene il perché poi, e lo vedremo, soprattutto nel Novecento, si sia spinti così fortemente a livello di realizzazione tipografica, fino a dei limiti, secondo me, paradossali. Dico questo perché, e quindi dico, comunque non è un fenomeno da baraccone, non è un fenomeno da Guinness dei primati, quello della miniaturizzazione, ma è un fenomeno culturale molto importante, storicamente. Pensiamo, per esempio, all'Oriente, no? Dove questo fenomeno è molto sentito, della miniaturizzazione sia della natura. Pensiamo ai bonsai, degli oggetti, ma anche della stessa calligrafia. Però resta un punto di fondo, una domanda, un punto di domanda che io ancora mi pongo, pur non essendo uno studioso di questo ambito diciamo, della bibliologia, mi è venuto in mente che io, per esempio, sui libri in miniatura non ho mai scritto nulla, pur essendo uno che da tempo, soprattutto a tempo perso, li raccoglie, ma non sono un collezionista di libri in miniatura. Perché? Perché il fenomeno è talmente ampio, è talmente complesso, è talmente storicamente difficile riuscire a coprirlo, che definirsi un collezionista di miniature books è paradossale, perché
perché è un tipo di collezionismo estremamente, estremamente complicato, estremamente profondo. Sono uno che a tempo perso negli anni così ha raccolto questi libri e poi ha cominciato a volerne capire di più e saperne di più. Dicevo, non è un fenomeno da baraccone, non è un fenomeno da Guinness dei privati, anche se effettivamente sia l'enormemente grande, sempre in campo, diciamo, bibliologico, bibliografico, sia l'enormemente grande, quindi con libri enormi, altissimi, ci sono degli esempi di libri anche di 1,5 metri, 2 metri di altezza, perché qui parliamo della misura considerata sempre in altezza, eh? E sia nell'infinitamente piccolo, come appunto nei alcuni esiti contemporanei, nei miniature books che vedremo, ci avviciniamo al concetto di Guinness, cioè di un primato, che è diciamo, che è un concetto che non ha nulla a che vedere poi con la storia del libro, con la storia dell'editoria. Perché dico questo? Perché quando, diciamo, a fine 400 Aldo Manuzio riesce a realizzare, secondo me, una delle maggiori innovazioni in campo editoriale, che è appunto l'uso del libro, diciamo, tascabile, dell'ottavo, del libro da portare con sé, e questo in sé diciamo, conserva anche, diciamo, il concetto di una lettura che non è più una lettura da studio, per cui il libro in folio bisognava appoggiarlo sulle G, perché certamente non si potevano portare fuori degli studi, fuori diciamo, delle sale di lettura, dei monasteri. Quindi era una lettura considerata da studio. Il passaggio fondamentale non è la riduzione del formato, cioè, diciamo, la rivoluzione manuziana del libro in ottavo, non è semplicemente la riduzione del formato, ma è una rivoluzione nel tipo di lettura. Cioè la lettura diventa una lettura per passione, per svago, perché il libro in ottavo è un libro che si può portare con sé, quindi uscire fuori, diciamo, dagli ambiti strettamente delegati allo studio, per leggere per diletto. Quindi dicevo, nel momento in cui Aldo Manuzio riesce a realizzare questa enorme rivoluzione in campo editoriale, raggiungendo il formato ideale, che è appunto il libro in ottavo, io non capisco perché poi si sia dovuto andare oltre. Cioè, che necessità poi effettivamente c'è stata di superare questo formato nel 32esimo, fino alle forme estreme che vi farò vedere, dell'in 64esimo, addirittura dell'in 128esimo. Quindi arriviamo a misure al di sotto del centimetro, con una, diciamo, capacità di lettura pari a zero. Quindi questa è una domanda che io mi pongo, e la pongo anche così in assoluto a voi. Cioè, al di là dell'importanza storica, bibliologica, che i libri in miniatura hanno, perché non è un fenomeno di adesso e non è neanche un fenomeno del 400, ma vi farò vedere che parliamo di primi esempi di oltre 4.000 anni fa. Dico, qual è stata poi la necessità? E diciamo, dalla bibliografia questa domanda non emerge. Cioè, è una domanda che non ci si è posto. Si sono semplicemente fatti dei tentativi sempre più estremi di miniaturizzare il libro, il testo, fino a renderlo effettivamente talmente quasi microscopico, e mi chiedo il significato di ciò, e soprattutto che valenza, visto che è un libro illeggibile? Ma questa è una domanda più filosofica che altro. Allora, invece di dilungarmi, voglio condividere lo schermo, cercando di farlo in maniera per poter poi entrare. Se mi date un riscontro positivo o negativo. Si vede Massimo, si vede. Allora, io diciamo, ho anche ironicamente intitolato Piccolo formato, libri minuscoli, microscopici, lillipuziani o semplicemente miniature. Siete diciamo, una questione aperta. Infatti, il primo titolo presupponeva un sottotitolo, una questione bibliografica aperta, proprio perché
diciamo, non è ancora chiarissimo editoriali e tipografici, che ha portato tantissimi stampatori a andare sempre più oltre i limiti anche materiali, anche strettamente artigianali della composizione. Immaginate cosa significhi comporre con caratteri praticamente microscopici una pagina, e con la diretta conseguenza della scarsissima leggibilità, che poi è invece uno dei fulcri principali e dei punti di forza, diciamo, della tipografia contemporanea. Cioè la tipografia, io mi occupo molto di tipografia contemporanea, è uno dei miei, diciamo, ambiti di studio maggiori. E beh, la tipografia contemporanea, quindi fondamentalmente quella del Novecento, ma partendo anche da, diciamo, dagli esiti bodoniani, è esattamente questo, cioè cercare di rendere estremamente piacevole la lettura, con l'impaginato, con l'uso di certi caratteri, con un certo tipo di spaziatura. Perché? Perché la lettura, se diventa faticosa per il lettore, il testo viene abbandonato. E quindi capirete che un libro in miniatura di 2 mm per 2 mm, esistono, rende la lettura praticamente impossibile, se non attraverso una lente di ingrandimento. Ma come diceva Eco, che tra l'altro, come diceva Chiara, oggi si presentava alla Bredenze, la sua sezione, il suo fondo antico, provate a leggere I Promessi Sposi al computer, su uno schermo di computer. All'epoca c'era tutta la polemica, no? Una polemica un po' anche stantia, su cosa sia preferibile, il libro cartaceo o il libro, diciamo, elettronico. Io penso che siano delle scelte strettamente personali. Però al di là di questo c'è il fatto, appunto, che lui diceva: sì, è una scelta personale, ma provate a leggere 200 pagine sullo schermo di un computer e vedrete che dopo mezz'ora avrete gli occhi arrossati. Io vi dico, provate a leggere 2 pagine, 3 pagine con la lentina di ingrandimento, perché questo è, diciamo, il procedimento da utilizzare nella lettura di un miniature books, e poi ne riparliamo. Quindi torno alla domanda, il punto di domanda fondamentale. È un settore importante, è un settore complesso, è un settore che ha una sua storia, lo vedremo. È un settore che soprattutto all'estero, parlo dei paesi dell'est e poi dei paesi di lingua anglosassone, di cultura anglosassone, ha una anche ripercussione sul mercato molto importante, con riviste, con associazioni, con librerie specializzate, con riviste che vengono pubblicate, con un giro di, diciamo, di scambi molto, molto attivo. Quindi al di là di tutta questa ambaradan resta questa domanda: perché spingersi così tanto oltre i limiti di una leggibilità ottimale che è stata raggiunta oltre 5 secoli fa? Però questo è un altro discorso, però è una domanda che mi pongo, perché, appunto, ripeto, dai miei studi è una domanda che non è stata fatta. Cioè, i collezionisti, soprattutto all'estero, ci sono stati grandissimi collezionisti nel corso del Novecento, che poi hanno anche venduto all'asta le proprie raccolte, ci sono biblioteche importantissime che hanno fondi di miniature books. Però si continua a collezionarli, si continua a stamparli, si continua a parlarli, si continua a realizzarli, si continua a collezionarli, però non ci si pone la domanda: il perché di tutto ciò. Io, diciamo, parto da qualche frase molto ironica sui libri piccoli. Lascia i libri grandi agli scaffali, prendi me in una mano marziale. Un libro piccolo vale molto di più di un grosso volume, perché contiene un minor numero di sciocchezze. Forse questa potrebbe essere una risposta al perché si fanno ancora i libri in miniatura.
Un libro piccolo, quintessenziale, come il sanno fare gli scrittori dell'Europa, serve meravigliosamente per zeppare la gamba più corta di un traballante, di un tavolo traballante. Ed è quella famosa di Mark Twain. I libri piccolissimi hanno una particolare... Scusami, Chiara, io a destra però vedo tutte le... Vedo sì. Le immagini vostre che mi copre lo schermo. Allora, devi andare in alto a destra, c'è un comando vista, no, in alto a destra su Zoom, nella pagina di Zoom, c'è un comando vista dove tu ti puoi organizzare la vista e vedere e quindi, anche su... Ah, ho capito. Hai capito? Puoi vedere, puoi scegliere di vedere una persona sola o mettere la galleria magari a... incolonnata tutta da un lato o tutta sopra, vedi come ti conviene. La trovi? E che c'è scritto però su partecipanti? No. Allora, in alto a destra c'è un comando vista. No, non lo vedo. Se c'è, si dovrebbe aprire una tendina. Non so se... Allora, io... Nascondi i nomi degli annotatori, espandi pannello video? No. Potrebbe essere anche... Ah, ecco qui. Sei riuscito? Lo vedete ancora? Sì, sì. Ok, certo. Quindi la frase di Twain è quella famosa e poi c'è questa di Jenka Giula, che è praticamente uno dei maggiori studiosi al mondo, autore anche di, penso, due o tre importanti bibliografie, perché anche le bibliografie sono state realizzate su questo settore del libro in miniatura. E dice Giula, i libri piccolissimi hanno una particolare attrattiva per i collezionisti. Li caratterizza una sorta di intima, delicata bellezza. La loro piccola dimensione ci invita a toccarli con attenzione e a manipolarli con cura. E infine, molto bella, anche questa frase molto importante, storica, di Ludwig Wismar van der Rohe, che però è rivolta all'architettura, perché lui era stato un grande architetto, less is more, piccolo è meglio. Mi pongo questa domanda, miniature books sì, ma di cosa parliamo? Ho detto appunto che la storia è molto lunga e lo vedremo, parte quasi da 2000 anni prima di Cristo, e però in quell'ambito parliamo appunto di scoperte ancora archeologiche. La cosa importante per definire il genere di cui parliamo, è importante tenere presente ovviamente il formato, cioè è il formato che determina l'oggetto di cui stiamo parlando. In questo caso il formato del libro, altezza per larghezza. Questi formati possono essere appunto definiti piccoli, minuscoli, di piccolo formato e microscopici, che sono tutti, diciamo, sono tutte definizioni un poco generiche, mentre la definizione universalmente codificata, ecco perché ho detto all'inizio, nel titolo, alla fine, oppure miniature books, perché quando noi indichiamo miniature books, immediatamente a livello internazionale sappiamo lo standard al quale ci stiamo riferendo, e cioè, sempre codificato a livello internazionale, la misura in altezza per definire un miniature book deve essere di 3 pollici, ossia di 76,2 mm, cioè 7,62 cm, al di sotto, cioè del formato in 32esimo. Quindi per definire un miniature book noi dobbiamo avere sotto mano un libro che abbia un'altezza almeno di 7 cm. Oppure ovviamente al di sotto dei 7 cm. C'è una, diciamo, è consentito, anche questo è codificato a livello internazionale, uno sfasamento oltre i 7 cm di 3 cm, quindi fino a 10 cm. Quindi è considerato un miniature book ancora oggi un libro che abbia un'altezza massimo di 10 centimetri. Negli Stati Uniti i collezionisti, che sono agguerritissimi, perché ripeto, esiste la Miniature Book Society, che vedremo,
che è formata da centinaia di adepti e sono agguerritissimi. Loro stampano questa rivista importante, si riuniscono, fanno dei loro, diciamo, hanno codificato questo tipo di informazioni, di indicazioni formalmente precise, e quindi loro considerano tale limite anche in larghezza, mentre normalmente in bibliologia l'altezza è quello che determina il formato del libro. Quando diciamo un libro in ottavo, noi lo consideriamo in altezza, in centimetri, 22 centimetri, non certamente in larghezza. Mentre gli americani, gli statunitensi, hanno concesso questo limite dei centimetri anche in larghezza. E ripeto, in Europa, e così come in Giappone, la tolleranza di 3 centimetri consente di superare lo standard dei 3 pollici. Però, grosso modo, diciamo, dai 7-8 centimetri in giù, quindi in giù significa riducendo ancora più il formato a 5, 4, 3, 2 centimetri, lo vedremo, parliamo di miniature books. Oltre queste misure entriamo in altri campi, e quindi entriamo nei libri piccoli, nei libri minuscoli, nei libri di piccolo formato, eccetera, ma non certamente di miniature. Questo semplicemente per fare chiarezza, perché normalmente noi, utilizzando un termine generico come libro piccolo, possiamo indicare un libro in sedicesimo, un libro in ventiquattresimo, un libro in ottavo, però quando invece indichiamo miniature book dobbiamo sapere che ci stiamo riferendo a una tipologia molto ben codificata e precisa. Quindi, tornando ai formati topici del discorso che stiamo facendo, i formati, diciamo, topici da tenere presente sono questi, e cioè dal più grande, che è l'insedicesimo, che va da 15 a 20 centimetri, all'inventiquattresimo da 10 a 15. Dopodiché entriamo nell'ambito, appunto, vedete in rosso, dei miniature books, cioè meno di 10 centimetri è considerato il formato in 32esimo. Al di sotto di questo, del 64esimo, meno di 5 centimetri, e il 128esimo, meno di 3 centimetri, parliamo sempre di miniature books, ma cominciamo a entrare in quel campo, in quel settore di cui vi dicevo prima, di estremizzazione incontrollata e di rincorsa all'infinitamente piccolo, senza che ciò abbia, a mio parere, una giustificazione razionale, se non, diciamo, una mettere in luce la propria bravura artigianale quando non esistevano ancora i mezzi digitali, perché c'è da dire che questo discorso della miniaturizzazione estrema oggi è tutto sommato abbastanza, con i mezzi tecnologici di cui disponiamo, è tutto sommato, tra virgolette, abbastanza semplice portare avanti questo discorso, cioè realizzare, che ne so, un librino di 6 mm, di 7 mm, eccetera. Molto più complicato era farlo 20 anni fa, 30 anni fa. Nel lungo periodo storico che considereremo, che parte comunque dal 400, quindi sempre in ambito prototipografico, anche se gli esempi di miniature books sono presenti anche prima del 400, ma diciamo, io mi riferisco fondamentalmente all'ambito della prototipografia in poi, quindi 500, 600, 700, 800, 900. Dicevo, questo discorso fatto, diciamo, 20 anni fa, dell'estremizzazione, della miniaturizzazione, era molto più complicato.
Dicevo, farlo 20 anni fa non significa niente rispetto al lungo periodo, cioè 20 anni fa siamo ancora alla fine del Novecento praticamente. E pensate un po', farlo nel Settecento, farlo nel Seicento, quando ci sono, e lo vedremo, esempi di libri dove questa estremizzazione è stata portata avanti. Quindi pensate un po' la difficoltà tecnica che questi tipografi avevano in quegli anni, in quel periodo storico, e la difficoltà che invece hanno oggi, cioè è incommensurabile come oggi sia molto più semplice, volendo ridurre, diciamo, il formato dei libri fino quasi all'invisibilità. Secondo l'UNESCO, un libro, per definirsi tale, deve possedere 49 fogli minimo, cioè 49 pagine per definirsi libro. Al di sotto di questa quantità di fogli stampati non parliamo più di libro, ma parliamo di opuscolo, mentre da 1 a 4 fogli dobbiamo considerarli fogli sciolti. Ora, moltissimi, se non la stragrande maggioranza, dei miniature books rientrano proprio nella categoria di libro. Che significa? Significa che sono tutti libri che hanno almeno 49 fogli impressi. E già questo vi dà l'idea dell'importanza, perché una cosa è stampare un singolo foglio di 1 cm x 1 cm. Tutto sommato, un foglio volante, anche se così miniaturizzato, non comporta un grande impegno tecnologico o artigianale. Però stamparne 50 e quindi successivamente legarli e rilegarli, perché i miniature books sono tutti libri cuciti, o gran parte di essi sono cuciti e soprattutto sono rilegati. Quindi la difficoltà non è soltanto quella tipografica, ma è anche quella di ambito del settore della legatura. Perché sono tutti libri, come potete immaginare, realizzati manualmente. Vi parlavo prima della Miniature Book Society, che è una, diciamo, la maggiore associazione internazionale di libri in miniatura, fondata nel 1983 a Cincinnati, nell'Ohio, e è un'associazione molto attiva, molto combattiva. Organizzano, come dicevo prima, mostre, organizzano scambi, organizzano vendite, organizzano tra i massimi collezionisti al mondo di miniature books, e pubblicano anche la loro rivista bimestrale The Macro Bibliophile, cioè anche il bibliofilo in questo caso diventa un micro bibliofilo, perché chiaramente avere una collezione di 1000 miniature books significa avere una collezione che sta su due scaffali della nostra libreria. E questo è anche simpatico, perché voi in una valigia potreste portargli dito la vostra collezione di 2000 miniature books, per esempio. E questo è un aspetto non secondario. In una realtà che vede nell'accumulo librario anche un dispendio di spazio, di accumulo di polvere, e parlo appunto dei grandi critici, no? Che vedono nel libro cartaceo anche un problema, un oggetto pedante da questo punto di vista, con i libri in miniatura questo discorso viene a mancare, perché sono librini che occupano uno spazio minimo, danno grandi soddisfazioni, sporcano poco e pesano altrettanto poco. Coloro che sono interessati, le persone che mi stanno sentendo, possono accedere su Facebook proprio alla pagina della Miniature Books Society e rendersi conto appunto dei vari post che loro fanno. Però vi anticipo che sono quasi tutti post legati a
realizzazioni contemporanee di miniature books. Io oggi vi farò vedere un po', diciamo, la storia dei secoli importanti, che sono appunto il 600, il 700, i primi del 900. Diciamo, gli esiti contemporanei dei miniature books sono più che altro un esercizio di stile, però diciamo, anche dal punto di vista dell'importanza, della bellezza e del valore anche economico, sono libri che rispetto a un testo del 700 o un testo addirittura, perché esistono anche incunaboli, miniature books realizzati appunto alla metà del 400, dopo diciamo il 460, 470, sono rarissimi, però esistono, e quindi chiaramente il valore miniature book contemporaneo è certamente inferiore a quello diciamo, di qualche decennio fa, anche perché diciamo, le tecniche si sono molto, le tecniche si giovano appunto degli apporti digitali, per cui la bellezza, la raffinatezza della composizione manuale artigianale viene meno, e quindi viene meno anche il valore intrinseco del prodotto finale. Questi sono alcuni appunto cataloghi della Miniature Book Society, che contengono prevalentemente appunto esemplari moderni. Vedete, sono anche nel formato, variano, però sono fondamentalmente cataloghi normali in ottavo grande, e è una pubblicazione annuale, e hanno, oltre, lo vedremo dopo, ecco, vedete, hanno le immagini, la schedatura, il prezzo e le modalità per poterli acquistare. Ovviamente, come tutti i miniature books, e non solo, hanno una tiratura limitata, a volte assai limitata, che ne aumenta il pregio. E dicevo prima che rispetto all'Italia, dove questo fenomeno paradossalmente da una parte è stato presente soprattutto, diciamo, tra fine 800 e metà del 900, proprio in ambito editoriale, ci sono stati editori che hanno dedicato collane specifiche ai miniature books. Quindi dicevo, paradossalmente, da una parte è esistita una tradizione, almeno dal punto di vista editoriale, in Italia, che ha sia realizzato, sia favorito un certo tipo di collezionismo, che poi per la verità non ha mai preso piede come in altre nazioni, tipo Francia, Inghilterra, gli Stati Uniti di cui vi parlavo, e soprattutto i paesi dell'est. Quindi da una parte l'Italia è stata presente anche con importantissimi collane, e non solo, vedremo per esempio degli esiti soprattutto di metà 800 importantissimi a livello internazionale, però poi dall'altra non si è creato un interesse tale da garantire per esempio un'associazione o delle modalità di incontro. Gli stessi collezionisti non si sa chi siano, ce ne sono, ma hanno collezioni parziali. Poi fondamentalmente i canali di acquisizione di un miniature book in Italia, quindi le librerie fondamentalmente antiquarie, non hanno, diciamo, un settore specifico. Sì, capiterà, chi di voi utilizza i cataloghi antiquari, riceve i cataloghi antiquari, a volte si imbatte in qualche scheda dove vengono proposti libri in miniatura, ma sono casi rari, perché evidentemente in Italia a livello antiquario
non c'è stata questa grande attenzione da parte dei collezionisti verso questa tipologia di libro. E questo è un peccato perché, dicevo, in Italia, bene o male, abbiamo una buona tradizione, soprattutto in campo tipografico editoriale, che poi sul versante del mercato si è perduta, nel senso che non c'è un mercato e chi volesse in Italia acquisire dei pezzi anche di una certa qualità e di un certo pregio storico deve per forza rivolgersi a librai americani, fondamentalmente americani. Questo è un altro. Questo leggo 2010, 2009, eccetera. Questo è un altro catalogo spillato con gli esempi. E un'altra cosa importante da dire è che, per esempio, negli Stati Uniti. È paradossale per noi come nazione, una nazione che ha in campo tipografico, diciamo, dei primati assoluti. Se pensiamo alle prime tipografie sorte a Subiaco, se pensiamo alle figure, dicevo prima, di Aldo Manuzio, di Bodoni, quindi la nostra tradizione strettamente tipografica è eccellente, è importantissima, è fondamentale a livello storico. È un peccato che poi questo tipo invece di tradizione strettamente tipografica si sia man mano perduta, al punto, dicevo, che oggi paradossalmente la quantità di stamperie private, di stamperie artigianali, sono presenti negli Stati Uniti, che non hanno assolutamente invece una tradizione tipografica e neppure editoriale. È una nazione che è giovane, giovane anche per questo tipo di aspetto strettamente legato al libro. E invece lì sono ancora attive decine e decine e decine di private presses, cioè quelle stamperie private che, tra le altre cose, molte di loro stampano intere collane dedicate ai libri in miniatura. E accanto alla presenza massiccia di stamperie private, quindi private presses, c'è d'altra parte, come mercato, sul territorio nordamericano, una grande quantità di librerie antiquarie che poi a loro volta hanno settori dedicati a questo aspetto, a questo, diciamo, settore del libro. E capirete quando le cose vanno insieme, quindi la tipografia si sposa al mercato e un possibile collezionista, un possibile acquirente sa a chi rivolgersi, è chiaro che è un settore che va avanti, che progredisce, che non è morto. Perché un settore muore quando c'è carenza dell'offerta. Quando l'offerta c'è e i canali di distribuzione ci sono, è chiaro che la spinta propositiva va avanti e si crea un circolo virtuoso, dove il libro viene stampato dallo stampatore privato, viene venduto dal libraio specializzato, c'è un mercato, c'è un collezionismo, ci sono le mostre, ci sono le fiere, c'è una rivista, eccetera, e quindi è chiaro che si crea un tessuto connettivo importante e che crea una tradizione. Ci sono grandi collezionisti, ci sono biblioteche importanti che hanno rivolto a questo settore una grande attenzione, non considerandola un hobby, non considerandola, come dicevo prima, un fenomeno da baraccone, ma hanno creato, costituito, soprattutto molto spesso su lasciti privati di bibliofili, e poi hanno continuato ad acquistare. E voi fatemi un esempio in Italia di una biblioteca che abbia un settore dedicato espressamente ai miniature books. E vi anticipo dicendo che non c'è. Probabilmente ci saranno in tante biblioteche storiche italiane dei libri in miniatura, ma sono, diciamo, presenze sporadiche e non rientrano in un discorso
specifico, selettivo. Questi sono ancora alcuni aspetti dei cataloghi della Miniature Book Society. Entriamo adesso in, diciamo, a vedere un po' storicamente. Quindi vi parlavo prima di 4.000 anni fa. Perché? Perché fu scoperta una tavoletta d'argilla sumera databile tra il 2060 e il 2058, quindi oltre 4.000 anni fa, di ben 2x2 centimetri. Faceva parte della leggendaria collezione di Miniature Books appartenuta ad Arthur Houghton Jr. Questo signore è un grande mecenata, uno dei massimi bibliofili americani, ha dato poi il nome appunto alla Houghton Library della Harvard University. E la vendita all'asta della sua collezione fece epoca negli anni 60, fece storia, perché Houghton aveva dei pezzi di grandissima importanza, di grandissimo valore, molti furono acquisiti appunto dalla Harvard University. E qui anche questo discorso rientra, diciamo, in questa nostra chiacchierata. Perché? Perché anche la presenza di grandi collezionisti, di grandi bibliofili nella tradizione americana ha favorito la creazione a livello bibliotecario di straordinarie raccolte, che poi ovviamente sono state incrementate nel tempo. La raccolta di Arthur Houghton fu venduta a un'asta londinese molti anni fa, ma non è stato il solo collezionista poi ad aver ceduto la propria raccolta. Questa è un'altra delle, diciamo, delle storie tipiche dei grandi collezionisti americani, quella cioè di aver raggiunto poi a un certo punto il massimo di quello che potevano raggiungere e decidono quindi di separarsi e di mettere tutto all'asta. Questa tavoletta sumera che vi farò vedere conteneva dettagliate istruzioni sul valore corrente dell'oro, delle pietre preziose e del rame, ed è questa qui. E anche qui io mi chiedo, ma perché questi signori poi hanno deciso di incidere una tavoletta di 2 cm x 2? Cioè, qual è stata la necessità, la portabilità, la maneggevolezza? Non si sa. Sta di fatto che questa è considerata il primo esempio, e questa tavoletta che vedete faceva proprio parte della raccolta di Arthur Houghton, e fu venduta all'asta insieme agli esemplari su carta. Vi dicevo, quindi, spostandoci dall'ambito strettamente, come io l'ho definito, biblio-archeologico, perché di questo poi si è trattato, perché quella è una tavoletta che fu scoperta durante uno scavo. Quindi il passaggio dall'ambito biblio-archeologico a quello strettamente librario ci porta a considerare questo settore dei libri microscopici anche prima dell'invenzione gutenbergiana, quindi anche prima del 1450-55, epoca della realizzazione della Bibbia delle 42 linee, e cioè in ambito amanuense, sempre negli scrittori medievali, con esempi di manoscritti redatti in forma miniaturizzata. Anche questo ambito, anche questa forma di miniature books in forma però manoscritta, quindi come unicum, faceva parte della raccolta di Houghton, e in particolare un rotolo in pergamena manoscritto contenente l'Eneide Virgiliana dei primi del 400, che misurava 4 cm di altezza per 2 metri di lunghezza. Quindi era un rotolo che andava, come i papiri egiziani, andava svolto per poterlo leggere. Questo, diciamo, è uno dei più importanti esempi di miniaturizzazione, però in ambito amanuense. Quindi vediamo, ci stiamo lentamente avvicinando, però già vi rendete conto che il fenomeno non è un fenomeno
diciamo, trascurabile, ma è un fenomeno che è storicamente importante. Quali generi ha interessato l'ambito dei miniature books? Praticamente tutti, soprattutto però all'inizio la religione, la letteratura classica, ma anche in tempi più recenti, quindi per tempi recenti intendo dal 600 in poi, quindi letteratura erotica, storia, medicina, scienze, botanica, filosofia, topografia, libri di viaggi, d'arte, testi di consultazione, codici giuridici, fino ai, diciamo, ai più recenti, soprattutto in ambito novecentesco, miniature books sul turismo, vocabolari, calendarietti da barbiere che vedremo, calendari, stende farmaceutiche e quant'altro. Un posto di rilievo è poi quello legato alla letteratura per l'infanzia, soprattutto nell'Ottocento. Ci furono moltissime fiabe e illustrati per bambini che utilizzavano microscopica, però sempre legata, diciamo, al formato in 32esimo, cioè siamo sempre nell'ambito della leggibilità, 9-10 centimetri di altezza. Gli ambiti storici da considerare, abbiamo escluso, diciamo, l'ambito archeologico che non ci interessa perché è un'altra tipologia. Quindi manoscritti, ovviamente, libri d'ore che si collocano nello stesso periodo, quindi dal 300 fino al 600, i libri a stampa dal 400 al 900 e i libri a stampa del 900 fino al contemporaneo, quindi fino ad oggi, perché dovete sapere che i miniature books continuano ad essere pubblicati, realizzati, venduti e collezionati. Quello che vi dicevo prima, ecco, appunto, il piccolo formato nasce come esigenza di una lettura per diletto, ma finisce, la miniaturizzazione per diventare fondamentalmente un esercizio virtuosistico che interessa i fonditori di caratteri, quando appunto questi libri venivano composti a mano con i caratteri di piombo, un esercizio virtuosistico dello stampatore che lo deve manualmente stampare e del legatore che lo deve appunto rilegare. Il Virgilio, di cui diciamo che sottintendevo del 1500, Virgilio Vanuziano del 1501, è, diciamo, l'esempio classico, è il primo esempio di una realizzazione per diletto di un testo che viene stampato, viene venduto, viene acquistato e viene letto per il piacere della le plaisir du lire, di cui parlava Roland Barthes. È strettamente legato appunto al libro classico, non da studio, che noi possiamo portare con noi nella tasca, i liber portatiles, o come diceva nel Novecento un grandissimo amico dei libri come Vanishaville, taschinabile, quindi al di là del tascabile, addirittura taschinabile, che poteva, e Shaville lo vedremo, è uno dei massimi editori che si è dilettato con libri in miniatura, soprattutto in 32esimo, e portarlo addirittura nel taschino. E qui cito la famosa lettera di Machiavelli a Francesco Vettori del 1513, dove lui parlava appunto dell'esigenza di raccogliersi nella propria biblioteca per leggere. Quindi una lettura da studio, una lettura ancora legata al formato pesante dei grandi in folio pesantissimi che avevano bisogno di essere appoggiati sul tavolo, sui leggii, che venivano sfogliati con grande difficoltà. Era una lettura, diciamo, che sforzava tutto il corpo, quindi non solo gli occhi, ma le braccia, le mani, le dita. E quindi capirete che questo passaggio manuziano è stato un passaggio epocale. L'enchiridion, l'oggetto che si tiene in mano, quindi i libelli portatiles, e non poggiato appunto sul leggio, indica invece una nuova dimensione, una nuova direzione che la lettura per diletto, diciamo, comporta.
lettura, cioè il piacere del leggere, mentre in seguito al piacere del leggere si aggiungerà appunto il virtuosismo, il piacere manuale, artigianale dell'eccesso, perdendo sempre più, secondo me, i legami con quelli che sono stati i grandi principi fondativi del libro tascabile, cioè, ancora una volta, la leggibilità. Entriamo adesso, diciamo, nell'ambito prototipografico, quindi in ambito incunabolistico, dove ci sono alcuni esempi di grandissima... Dimmi. Scusa, perdonami perché mi hai chiesto all'inizio di darti un po' di tempistiche. Io sì. Sono affascinata, per cui va benissimo. Ma corro. No, ti do solo dei tempi. Sono le 18:52. Sicurissimamente io ho già almeno 20 domande da farti. Allora, diciamo, mi dai altri 15 minuti? Ti do senz'altro altri 15 minuti in modo poi da averne un'altra. Perfetto. Diciamo, 20. Allora vado più spedito. Allora, okay. Dicevo, in ambito incunabolistico, esempi rarissimi, potete immaginare il perché, e cioè fondamentalmente la dispersione, perché un libro piccolissimo è molto più semplice che si perda. E sono fondamentalmente libri, diciamo, devozionali, l'Officium Beate Virgilis Mariae. 1486 di 7 per 5 centimetri, la Regula Sancti Benedicti del 1490 5 per 3 centimetri e poi l'Officium Beate Mariae Viri, un altro Officium di Luca Antonio Giunta, importantissimo, questo su pergamena di 5 per 5 centimetri, il Tesauro Spirituale di Bernardino de Bustis, sempre questo è un post incunabolo del 1501 di 5, quindi quasi 6 centimetri per 6, e le Septem Psalmi Penitentiales di Faciotto, 1596, 5 per 2 centimetri, quindi strettamente miniature box. Questa è una micro cinquecentina stampata da uno dei più grandi stampatori di tutti i tempi, Christophe Plantin, del 1585, un calendarium, e vedete già, si vede se è esposto il mouse? Chiara? Aspetta, sì, si vede. No, volevo far notare appunto la difficoltà compositiva, quindi chiaramente dovendo comporre per caratteri così piccoli, qui siamo su 4 per 3 centimetri, quindi 4 centimetri d'altezza per 3 di larghezza, vi renderete conto che anche la composizione ne risente, quindi la... Questi sono altri due esempi cinquecenteschi, il Credo di Carlo V, che è un manoscritto pergamenaceo miniato, metà del Cinquecento. Al di là della bellezza diciamo, della legatura, i righi ovviamente sono ridotti al minimo, e anche qui è un 4 per 3 centimetri. Quindi poi nel corso del 6 e del 700, diciamo, entriamo in due secoli fondamentali per il settore dei miniature books, perché nel 1660 viene stampato il Klenke Atlas, che ha un'altezza di 1,75 metri per 90 centimetri, e qui siamo nell'infinitamente grande, oppure nel 2012 l'Art Platinum australiano di 2 metri d'altezza. Però è anche diciamo, il momento nel quale all'infinitamente grande poi possiamo contrapporre l'infinitamente piccolo, come sarà nel 1674, lo vedremo, il Bloem Office, io non so l'olandese, stampato ad Amsterdam da Smith nel 1674, grande come l'unghia di un dito. È che questo qui, rispetto alla moneta, vi renderete conto della sua dimensione. Stampato in marocchino, marocchino rosso, in oro, e fermaglio in oro cesellato. Accanto, appunto, abbiamo una moneta. E qui, anche qui, vedete l'organizzazione tipografica della composizione. Lascia molto a desiderare, ma a livello artigianale vi renderete conto della difficoltà. Altre edizioni seicentesche,
sia in caratteri mobili o con testo inciso, quindi in xilografia, diciamo gli esempi sono vari, classici della tradizione greca, come gli aforismi, sempre stampati da Plantene. Anche qui, diciamo, vedete la misura, siamo ben al di sotto dei 7 centimetri classici, secondo la codifica internazionale, 7 salmi penitenziali di Venezia, 5,3 centimetri, un dizionario stampato a Birmingham nel 1630 di 3x2 centimetri, un altro libro devozionale stampato dal grande Fermin di Dou a Parigi, addirittura di 2x7, di 2,7x2,5 centimetri, e altre, diciamo, altre edizioni, micro edizioni seicentesche, soprattutto della Commedia dantesca, secondo la lezione di Ludovico Dolce, quindi a metà del Cinquecento, sono le tre stampe di Padova e Venezia, e siamo tutti intorno appunto al ventiquattresimo, quindi 10 per 7 centimetri. Questo è un testo stampato a Londra da Coates nel 1631. Anche qui vedete un po' la grande, diciamo, superficialità della composizione, farebbe inorridire i grandi stampatori del Novecento, però bisogna comunque dare atto che sono libri di una inenarrabile rarità e anche poi alla fine bellezza, perché sono libri che hanno comunque una paginazione ampia in un formato così microscopico. Questi sono altre edizioni seicentesche di Miniature Books. Vado avanti. Questa è di John Taylor del 1670 e 1690. Quindi vedete quanti poi esempi ci sono storici. Questo è addirittura un testo che ha la parte stampata, composta tipograficamente, quella incisa, anche, diciamo, questo qui, Das Alten Testament Mittler, un testo tedesco del Seicento, che ha una parte appunto tipografica, questa è la Genesi, e una parte invece incisa, probabilmente in xilografia. Questo è un altro libro stampato a Londra da Samuel Botley, un altro importante testo di 4x4 centimetri del 1670, ed è un altro libro devozionale. E poi ci sono le celebri edizioni elzeviriane in 32esimo. L'Elzevir è una delle grandi famiglie di stampatori olandesi e loro si dedicarono moltissimo alla stampa di libri in miniatura, fondamentalmente in 12esimo, in 16esimo e in 24esimo. Passiamo di secolo, al Settecento risalgono invece alcuni capolavori del genere miniaturizzato: la Constitution Française di 5x2 centimetri della fine del Settecento e Le Passe-temps de Paris, pubblicato a Parigi da Joubert, con testo inciso, quindi non composto. E soprattutto questo straordinario esempio, non so come si pronunci, Orange Geschlat, stampato a Kröninge della metà del Settecento, che misura 1,5 per 1,1 centimetro di larghezza, quindi altezza 1,1 centimetro e mezzo per un centimetro scarso di larghezza. Ed è questo qui, famosissimo. Anche questo faceva parte della collezione Huntington, messa all'asta oggi alla Harvard University. Questo è un altro importante esempio della fine del Settecento, del Revel Matin Almanach parigino, in custodia Ciondolo, perché c'è anche da dire che questi libri a volte diventavano dei gadget, e lo vedremo anche nel Novecento. Questo è un bellissimo esempio, tra l'altro messo in vendita recentemente in un catalogo antiquario, pubblicato a Parigi alla metà del Settecento, di 3,4 centimetri. A sinistra vedete il frontespizio e qui la preziosità che si è mantenuta nella, diciamo, nella presenza della custodia in pelle. L'Ottocento ha una serie di importanti esempi,
come la lettera di Galileo a Madame Cristiane Lorena, di ben 207 pagine, di no col famoso carattere dantino. Questa è la commedia dantesca nella tiratura in 50 esemplari. Questa è la, diciamo, considerato il secolo d'oro della tipografia microscopica con i diamanti di Gaspero e Barbera. Questa appunto è la lettera di Cristina, di Galilea e Cristina di Lorena del 1897, peso del librino un grammo, questa è nella custodia e questa invece è la copertina, stampato sempre a Padova dai Salmin nel 1897. Questo invece è il foglio ancora non ripiegato, anche questo collezionabile. Questo è il Petrarca importante, stampato a Venezia da Ungagna a fine Ottocento. Sempre le rime, questo è il secondo volume, due volumi rilegati in uno. Vedete anche la qualità della legatura. Questa è una raccolta in una mini libreria, cioè veniva realizzata anche diciamo, il contenitore dove mantenere questi testi. E quindi faccio questo, diciamo, questo paradosso, che è sempre una questione di avere un buon carattere per stampare questo tipo di libri. E qui ci sono tutte le grandi famiglie di stampatori con i relativi caratteri, gli Elzevir, Giannone, Didot, Pickering, Farina, Wilmette. Questo è un altro esempio di Didot del 1825, vado avanti velocemente, arrivo al Novecento, che è un secolo importante, dove si gioca un po' tra Stati Uniti, Germania, Giappone, Scozia, chi fa il libro più piccolo. Nel 78 la Gallifrey Press ha stampato un libro di 1,4 per 1,4 mm, e nell'85 l'Hawking Coal di 0,9 mm è stato considerato per molto tempo il libro più piccolo al mondo ed è questo qui. Quindi vedete il rapporto dell'Hawking Coal che sta all'interno in confronto a quest'altro che è un German ABC nel 1971. Non c'è paragone, diciamo, l'Hawking Coal è ancora forse oggi uno dei libri più piccoli mai realizzati. Entriamo, diciamo, nell'ambito del microscopico. Questo è un libro italiano realizzato alcuni anni fa in copia unica, Le poesie milanesi di Oreste Iannelli di 4,4 mm, e questo vi fa vedere, diciamo, lo tiene su un polpastrello. Molti editori, dicevo prima, in Italia si sono cimentati, soprattutto tra fine 800 e 900, Gaspare Barbera, Sansoni, Bari, Salani, Vallardi, Facchi, Belforte, Oberosler, e poi Notari, Formigini, eccetera, eccetera, lo stesso Mondadori, Marzocco, con tutte collane, vedete, fino ad arrivare ai contemporanei, Belforte, Michele Caldarelli, anni 2000, con misure appunto sempre, diciamo, intorno agli 8-10 centimetri. E questi sono alcuni esempi, diciamo, di libri contemporanei. Questa è la collana del girasole di 13 per 8 centimetri. Questo è il famoso Fogazzaro Dante e Carducci di Barbera, intorno sempre ai 7 centimetri per 5. Questo è un contenitore della collana Vademecum di Barbera, con i testi all'interno. Questa invece è una finta microbiblioteca in legno, aprendosi c'è una boccetta d'inchiostro. Il caso Napoli è un caso emblematico, perché all'interno diciamo, di questo settore editoriale Napoli è stata una piazza importante. Da Luigi Chiurazzi a Ferdinando Lezzi, a Pietro Cola, Gambetta, Tocco, Vito Morano, Tommaso Pironte, poi Luigi Pirro, Bideri, Colonnesi, Caruso, fino ai contemporanei Benincasa, Sabatino, Raimondo Di Maio, hanno tutti avuto delle collane, ricche collane, con una serie di offerte di libri in miniatura. Questa appunto è la biblioteca lillipuziana di Luigi Chiurazzi, sempre Chiurazzi.
Questa invece è di Visual Art Center di Luciano Caruso, napoletana. Questa è, diciamo, l'offerta proprio recentissima di Giorgio Maffei, della libreria Giorgio Maffei, con la collana completa dei pattern, e cioè dei 40 volumetti realizzati. Questa è di Belforte, un esempio sempre contemporaneo diciamo, degli anni, a fine anni 90. Questo è Colonnese con due titoli. Questa è la serie Napoli Minima e Roma Minima. Questa è Napoli Minima, questa è Roma Minima, e grazie all'amica Angela che è collegato, ho ripreso un suo post su Facebook. Questa è della, diciamo, libreria della casa editrice Dante Descartes, che ha una collana in 32esimo, tutti titoli realizzati appunto in questo microformato. Questi invece sono alcuni esempi di libri realizzati da Roberto Palazzi in 24 e in 32esimo. Questi sono altri titoli meno, diciamo, importanti. Un'altra collana, questa della Oetti di Roma, Biblioteca di Galeno, edizione di Via Letizia, edizione della Cometa, sempre in microformati. Henri Bell, che ha anche lì una collana specifica. Questo è un raro testo della Biblioteca di Babele, un'editrice di Modica siciliana, e pubblica appunto questi microlibri 12x12 centimetri. Questo è un allegato importante al progetto grafico, realizzato appunto in un formato microscopico. Questo è un testo fondamentale della tipografia del Novecento di Beatrice Varde, Il calice di cristallo. E nel resto d'Italia, appunto, ci sono stati altri editori come Garrone, Trevisini, Perino, eccetera, eccetera. Questo è Tombolini, inizi, diciamo, fine 800, inizi 900. Altri esempi napoletani. Questi sono le celebri collane, appunto, di Vanni Scheiwiller, che ha dedicato appunto tantissime collane, sette collane ai libri in miniatura. Ecco alcuni, questi in 32esimo e 24esimo, sempre di Scheiwiller, sempre Scheiwiller, sempre Scheiwiller, ancora Scheiwiller. Queste sono le tre edizioni in 32esimo e 24esimo di Mallarmé, pubblicato sempre da Scheiwiller. Questo è un libro importantissimo, molto raro, di Kate Greenaways. È un libro per bambini, importanza. E la rarità è data dalle condizioni. Essendo un libro per bambini, si è mantenuto in perfetto stato ed è in 32esimo, fine 800. Questo è un Corano di 3x2 centimetri, rilegato in pelle, e veniva dotato anche della lentina appunto di ingrandimento e del contenitore. Queste sono le serie della collana. Con appunto le copertine, i breviari intellettuali con le copertine famose di Cambellotti incise su pelle. Questa è la collana completa, cioè la collana, come sono alcuni esempi, sia con la brossura sia in pelle, sempre grazie a Pasquale. Questo è anche un suo post. Vedete la bellezza di questi esemplari. Questa è una Rubaiyat di Khayyam, rilegato in seta, sempre in 32esimo. Questo è un testo, e poi a destra vedete una copertina di un catalogo che ha utilizzato lo stesso schema e lo stesso formato. Questo è un libro importante, un libro in miniatura, su carta del Seicento. Questi sono editori vari. Questo è Long King Cole, superato però dal German ABC. Questo fa parte della Bodleian Library Collection. Vedete il discorso che facevo prima, ma perché si è stampato in questo modo? Non si sa. Questo è il nostro amico Andrea col suo Draculino in miniatura. Altri due esemplari di Dracula in miniatura della sua raccolta. Questo è un libro, un miniature book inserito in un anello addirittura. Questo è un testo che ho postato io qualche tempo fa in forma di braccialetto, realizzato in 10 esemplari da Leschi Gaze e Laia Danker. 1400 pagine con 303 disegni
di Rembrandt. Questo è un formato di 6x6x6, praticamente un cubo. Questa è l'Ave Maria incisa dal nebbiolo su un unico punzone. Questo è il punzone dato come gadget promozionale. Questa è un'altra micro libreria con Shakespeare. Questi sono dei, diciamo, dei calendarietti. Questo è uno di quei calendarietti in rapporto al tappo di una penna Bic. Questo è un volume aziendale sempre in formato minimale. Ecco, vi dicevo prima, vedete, i collezionisti possono avere la possibilità di ospitare in pochi scaffali la loro collezione. Questa è in realtà di una noce, questo è un omaggio al nostro amico Simone che ha realizzato un miniature box appunto utilizzando il marchio di Aldo. Ettore Sobrero, un grande artista che realizzava queste librerie, queste micro librerie con i microtesti. Questo è un poco di bibliografia che fa sempre comodo. Quanti di voi vorranno utilizzare questo PDF potranno avere appunto i riferimenti bibliografici. Classico Louis Bondi Miniature Books con la traduzione tedesca. Questo è il testo di Carrieri, sempre sul piccolo formato, l'elogio del piccolo formato. La lettera aperta di Vanni Scheiwiller, e quindi anche nel titolo dico io, Vanni si considerava un editore in 32esimo. Questa è una miniature lesson, quindi una lezione in forma microscopica, stampata in forma microscopica. Questo è un altro testo di riferimento importante. Questi sono tre volumi, degli unici probabilmente in Italia, che riguardano bibliograficamente i libri in miniatura pubblicati a Napoli dalle edizioni Dante e Descartes. Questi sono appunto quelli che vi dicevo di Michele Caldarelli, che ha una collana espressa. Questi sono due esempi dei suoi libri. Questi sono due ultimi titoli. Questa è la raccolta completa in contenitore. E qui do alla fine, per coloro che siano interessati, altri riferimenti bibliografici, microbibliografici. E vi ringrazio. No, siamo noi che ringraziamo te. No, vi ringrazio per l'attenzione, perché immagino che sia. Ti giuro, veramente spettacolare. E sì, io desidererei assolutamente avere questo PDF in miniatura, però, ovviamente. Te lo stampo manualmente, te lo scrivo su un rotolo di carta e poi. Lo userai. Esatto. No, una domanda che mi viene in mente appunto con la tua casa editrice Bibliohouse, non mi sembra che tu abbia per ora pubblicato niente, o mi sbaglio? Niente. No, ti dicevo prima che io non ho mai scritto nulla sui libri in miniatura, perché fondamentalmente è un ambito che non mi interessa particolarmente. Cioè, io l'ho proposto a te. No, ma per il discorso che ti facevo prima. Cioè, non capisco la motivazione che spinge sia a collezionare libri così poco utilizzabili, perché non vengono utilizzati, vengono semplicemente così raccolti perché sono illeggibili, e poi non capisco il perché li si stampi. Quindi fondamentalmente è un ambito che mi interessa pochissimo. L'ho proposto a te perché effettivamente ho detto, ma perché non ne parliamo? Cioè, e sì, è un settore importante, storicamente importante, che vi ho dimostrato, e perché non dedicare un incontro? Però poi alla fine non credo ci scriverò mai, e soprattutto non è semplice scrivere di queste cose se non hai, capisci, anche una collezione importante, perché poi, diciamo, le bibliografie ci sono, gente che si è dedicata in maniera altamente professionale, c'è. Quindi perché poi sprecare ulteriore carta su un argomento così già abbastanza documentato e poi sempre poi legato al tipo di fruizione? Cioè, noi in Italia abbiamo un pubblico effettivamente anche di collezionisti interessato a questo settore? Una domanda, non lo so. Ma qualcuno c'è, però appunto, come hai sottolineato molto bene, in Italia è una cosa rara. È una nicchia nella nicchia, è una curiosità bibliografica. Massimo, io me li ritrovo, per esempio, una serie di libri
Sì, Maurizio, sì. Ma l'ho detto prima, più o meno, diciamo, le persone che diciamo, hanno una biblioteca non propriamente sguarnita, quindi una buona biblioteca, alla fine qualche esemplare se lo ritrova. Però sono incontri casuali, capisci? Cioè non c'è un interesse specifico. Diciamo, è anche una mia domanda, quanti poi collezionisti italiani hanno un interesse specifico per i miniature books? Che ripeto, Maurizio, è un settore molto specifico, come l'incunabolistica, cioè tu per essere un collezionista di incunaboli devi seguirli, devi averne, devi, oppure delle cinquecentine, oppure collezioni, libri di architettura, ma avere 4, 5, 20, 40, 60 esemplari di libri in miniatura non significa essere un collezionista, significa essere uno che, come me, quando può li compra, però così a tempo perso. Sì, poi resta. Non più di tanto, capisci? Senti Massimo, io mi trovo nella casa di Cesare Famozzi, no? E qui c'è l'intera collezione, ma proprio l'intera collezione di formigini, fra cui sì. Per esempio, ecco, Cesare ha portato queste dimensioni che io penso fanno parte, questi sono 10. No, sono 60. No, dico solo la dimensione. Circa 10, sì. Siamo su 10 per 5. Non so se li vedi. Ma non rientra nell'ultimo. Ma ce ne sono di più piccoli. Ti dicevo prima, Maurizio. Però, ascolta, no, volevo dirti questo, Massimo. Sì. Cioè, probabilmente non è stata fatta ancora in Italia una ricerca per vedere nelle biblioteche familiari, non dico delle biblioteche pubbliche, ma penso nelle biblioteche di famiglia, cioè Novecento in particolar modo, non è stata fatta una ricerca sufficientemente larga, ampia, per verificare se esiste o meno. Per esempio, questi libri di Cesare, questi libri formigini, li ha fatti suo padre negli anni 20, negli anni 30, perché non credo che Cesare abbia acquistato successivamente questi libri. E poi un'altra cosa, e finisco e concludo. Io mi ritrovo, per esempio, stranamente, non un lillipuziano, ma un micro libro, stranamente me lo ritrovo, che è il Francesco Berni, di cui si conoscono due tipi di edizione, una successiva 1500, quella che ho io, ed è 1482, trattato sulla tortura. E quello che mi sorprende in quell'epoca, diciamo, fare un libro dimensioni, diciamo, 10 centimetri per 5, questo è questo trattato sulla tortura. Mi sono sempre chiesto perché mai lo stampatore, l'editore ha stampato un libro di quel genere, che non so, almeno io ho cercato. Ma è la domanda che mi sono fatto io all'inizio, Maurizio. Io infatti ho iniziato dicendo, considerando l'importanza di questo settore, perché è un settore importante con la sua storia, io ho cercato di documentarvela, no? Cioè non parliamo di un fenomeno novecentesco, non parliamo di un fenomeno di qualche anno fa, nato così sull'onda di un hobby di qualche strampalato stampatore che si è messo. Parliamo di un settore che ha una sua tradizione enorme. Tu hai parlato del Cinquecento, ma se ti ricordi, io ho fatto vedere questi stampatori olandesi, gli Elsevier, Odido, cioè parliamo di stampatori che fanno parte della storia della tipografia di tutti i tempi e hanno realizzato tantissimi libri in miniatura. E io ho iniziato dicendo sì, è bello, è importante, è complesso, ha una sua validità storica, ma perché? Perché? Se posso, perché ovviamente ci ho pensato, io ho trovato due risposte. Allora, se posso, non voglio interrompere. Ma come no? Allora, la prima, quella che hai detto tu, è la portabilità. Perché io, per esempio, adesso ho tirato un po' fuori di librini che ho a casa io, piccolini. Cioè, questa edizione di inizio Settecento, delle Confessioni di Sant'Agostino,
io amo molto questo libro ed è, diciamo, assolutamente legge. Non so se sia... Ti posso interrompere un attimo? Sì, certo, certo. No, perché tu mostri questo libro che non è un miniature book. Non è, però questo è il più grosso dei libri piccoli che ho. No, ma questo per dirti che la portabilità... Sì. E torniamo al discorso appunto della grande rivoluzione manuziana, è diciamo un elemento fondamentale, importantissimo. Non bisogna poi cercare la motivazione perché Manuzio poi abbia deciso. Perché? Perché la lettura doveva uscire dall'ambito pesante, diciamo, degli ambienti claustrofobici delle università o dei monasteri e diventare una lettura per diletto. E quindi quella è una motivazione fondamentale e importante, certo, di riduzione del formato. Ma quello che hai mostrato tu è un sedicesimo. Esatto, non è esatto. Un libro, non è un libro di 2 mm x 2 mm, per esempio, no? Ma l'altra risposta mia è quello che... Secondo me, quando tu mi hai detto non chiamiamoli, diciamo, fenomeni da circo, non lo so, secondo me noi esseri umani amiamo essere stupiti, ci piace l'effetto wow. Il libro in miniatura più piccolo che io abbia qua a casa, lo mostro perché c'è anche, in realtà è di mio papà che è collegato, quindi sarà contento di vederlo. È un librino di quelli, non so se si vede, di souvenir di Roma. Quando lui è andato a Roma, credo negli anni 60, non è proprio un libro, in realtà è uno di quelli... Questo è un gadget, sì. Beh, però è un librino, dai. Pasquale, che purtroppo se n'è andato via perché ci ha salutati, doveva andare, lui nel senso colleziona anche questi, non è un libro di lettura, è una serie di piccole fotografie, però... Perché, voglio dire, questi libri qua, anche gadget turistici, anche questi sono in... Perché fare una roba così? Sì, perché è carino. Perché ma è carino. Il gadget turistico non va a letto, Chiara. No, però, guarda questi La mia domanda è come si fa a leggere... È un'edizione famosissima inglese che ti puoi comprare, la conoscerai, il mobiletto è passato anche in asta dalla Gonnelli recentemente. Cioè il mobiletto è un'edizione di Shakespeare con tutti questi librini, io ne ho soltanto due, con Midsummer Night's Dream, e questi qua sono piccini piccini, però... Ma tu prova a leggerlo per un'ora, un libro del genere, e ti rovini la vista. No, questo non è, diciamo, non è da leggere con la lente di ingrandimento. È un piccolo Shakespeare portatile. Questo è Midsummer Night's Dream. E sì. Questo, secondo me, la risposta che mi sono data è perché sono carini. Sì, no, ma c'è il fatto che... Posso... Sì, certo. No, brevemente, innanzitutto complimenti a Massimo, perché? Perché è divertente. Quando una cosa si ama si fanno anche delle cose estremamente divertenti, senza vergogna. Lo fanno in America, in ambito anglosassone, proprio per quello, non hanno vergogna. Non hanno vergogna di dichiararsi bibliomani. Da noi, no, neanche bibliofili, da noi tutti intellettuali. Si divertono. Quando ami una cosa ti diverti e li fai grandi e li fai piccoli e gli dai tutta la passione. Tra l'altro mi chiedo come fanno a fondere questi caratteri così piccoli, cioè con mini... Ecco, credo che quello sia solo una manifestazione di grande amore, di grande passione, come spesso accade, le passioni sono anche portate all'estremo. Chiuso, sì, mi sembra il mio perché. Hai ragione, io credo che alla fine ci sia questo, ma parlo anche dei grandi stampatori, diciamo, non contemporanei. Ripeto, se è un fenomeno che esiste dalla metà del 400, vuol dire che ci sono stati centinaia di stampatori che si sono messi in gioco. Io credo che ci sia stata questa, ci sia ancora, questa volontà di mettersi in gioco come artigiano e decidere se si è in grado di fare qualcosa del genere. Ma al di là del fatto, appunto, tu dicevi del divertirsi, io credo che ci sia come motivazione fondamentale da parte di uno stampatore che è un uomo che usa le mani, che usa la sua creatività,
non parliamo appunto degli esiti, diciamo, quelli informatizzati, perché lì è molto più, è tutto un altro discorso, è molto più semplice, poi si snatura. Parliamo degli stampatori manuali. È veramente un desiderio di mettersi in gioco, di dire, ma io sono capace di stampare, tu dicevi di fondere, certamente è di una di una complessità straordinaria fondere un carattere di quel corpo minima. I corpi con cui fu fatto il Dantino, il fonditore perse la vista, perse letteralmente la vista. Ma perché? Perché c'era la volontà di dire, io sono in grado di realizzare un'opera del genere, al di là del fatto che sia o meno leggibile. La leggibilità a quel punto non interessa a nessuno, cioè realizziamo qualcosa di straordinario e abbiamo il piacere, la volontà di farlo. E come dicevi tu giustamente, gli americani, a dispetto di noi, oltre a realizzarlo e quindi oltre ad avere il piacere, forse anche un po' infantile, di fare certe cose, hanno l'altrettanto piacere di riunirsi e di mettersi insieme, di parlarne di queste cose. Cioè non scandalizza nessuno lì a mettersi a discutere di un'edizione di un millimetro per un millimetro. Da noi ci prenderebbero per folli, per gente che non ha nulla da fare, degli sfaccendati, ma come, non avete di meglio da fare? No, la differenza è che noi con la nostra grande tradizione tipografica certe cose ce le siamo dimenticate. Ce ne siamo, il piacere di fare certe cose, noi ce ne siamo completamente dimenticati. Loro questo piacere lo hanno mantenuto, non solo, ma io ho dimostrato che in questo settore non solo l'hanno mantenuto, ma lo nutrono continuamente e fanno bene, perché producono cose materiali, non chiacchiere, capisci? Non conferenze sul nulla, come spesso facciamo noi, che abbiamo completamente perso la nostra tradizione tipografica. Morti gli ultimi grossi stampatori nostri, Zanella, chi è rimasto che potrebbe fare cose del genere? Nessuno. Questo è un dato di fatto. In America ci sono almeno 30 stampatori che possono fare queste cose. Perché? Perché hanno mantenuto giustamente, come dicevi tu, il piacere. Sì, probabilmente la motivazione è questa, che non riguarda il testo, non riguarda la leggibilità, non riguarda la perfezione, non se ne fregano niente. L'importante è mettersi in gioco, cioè siamo capaci di fare una cosa del genere? Sì. Io chiedo scusa a tutti, vi ringrazio, devo andare. Massimo, complimenti ancora e un saluto per tutti. Grazie a te. Grazie. Ma secondo me qualcuno, cioè dai, i Tallone magari non sono interessati a farlo, perché comunque il loro formato più piccolo è quello, ne ho uno lì così, insomma, piccolino e oblungo, quindi non vanno, non sono mai andati oltre a quel formato. No, non scendono oltre quel formato. Non scendono, giustamente, perché loro hanno interesse alla leggibilità, al testo e alla leggibilità. Certo. Secondo me comunque... dai, qualcuno, cioè rientrano, forse non sono, abbiamo, non so se sia ancora connesso, non lo vedo più, no? Lucio Passerini, perché lui con le sue edizioni del Buon Tempo stampa, quindi sì, però lo vedo sparito, era, se no lo chiedevamo a lui, ecco, lui ha un Torchio Albion, e quindi gli si poteva... C'è il nostro presidente, Chiara. Sì, sono presente. Sì, Giorgio, ciao, vuoi dire qualcosa? Ma io sono, condivido con quello che ha detto Massimo alla fine, nell'ultimo pezzo, cioè io credo che oggi, tra l'altro, con Maurizio eravamo proprio alla fiera a Milano, dove c'erano, diciamo, tipografi appassionati, ecco. Io credo che uno degli elementi sia proprio l'ultimo che ci è stato detto, cioè del piacere che c'è nell'artigiano, nell'uomo, nel portare avanti la capacità di fare cose sempre più piccole, anche se inutili, che è quello che rasenta poi, diciamo, l'arte, in poche parole. Cioè non dobbiamo solo chiederci il libro perché è utile da leggere o non da leggere, lì c'è probabilmente proprio l'orgoglio di costruire, di fare un oggetto che è al limite delle nostre capacità, sia nella parte della composizione sia nella parte della confezione del libro.
E se uno guarda, oggi abbiamo avuto modo con Maurizio di parlare con diversi di questi tipografi, si vede proprio il piacere che loro hanno nell'arte tipografica, ed erano tutti tipografi tradizionali, cioè quel che praticamente era, diciamo, con i musei, diciamo, della stampa e della carta, no? Quindi i musei della stampa come atelier, diciamo, che stanno venendo avanti proprio per la bellezza del produrre, la bellezza del costruire il libro fisicamente. Mi spiego? E questo, io credo che sia una sfida, come si era detto prima, proprio che si fa con se stessi, con la propria manualità, con la propria capacità di produrre. E credo che può essere un buon antidoto, diciamo, al passaggio verso il digitale, verso quello che non ha più nessun tipo di manualità. Io credo che sia molto bello. A me è piaciuto molto l'intervento che oggi ci ha fatto Massimo Gatta, proprio perché ha recuperato quella che è una specie di frontiera della produzione. Frontiera sia mentale, ma soprattutto pratica ed artigianale. Questo io credo che sia un aspetto molto bello e sono rimasto soddisfatto, ecco, dell'incontro di oggi. Grazie. Grazie. Tutti noi, credo. Allora, sono le 7:32, c'è qualcuno che ha qualche domanda da porre a Massimo? Non ho una domanda, volevo solamente dire come sono contento di aver visto Massimo Gatta, che conosco per le sue bibliohouse e tantissime migliaia di cose, quindi volevo manifestare a vicissimo bibliofilo il piacere di questa conoscenza. Grazie. E ringraziare anche Chiara, veramente, che riesce a tenere in piedi questo vecchio Aldus Club. Senza di lei saremmo defunti anche noi, come quando sono defunti Mario e Umberto, ma con Chiara siamo andati avanti. Grazie Chiara, grazie Massimo. Fa piacere, è un onore per me. Grazie, sì, sì. Bene, sì, sì, anche io Massimo, devo dire, ecco, finalmente, anch'io contentissima di averti finalmente visto da, anche se in digitale, dal vivo, perché ti conosciamo da tanto su Facebook, abbiamo anche collaborato, insomma, mi hai gentilmente invitata. Quindi esisto, esisto. Esisto. non è un ologramma. Prima o poi ci vedremo anche dal vivo, dai. Va bene. Va bene, dai, allora se non ci sono approfondimenti o domande, direi che abbiamo approfondito tantissimo, poi se tu vorrai girarmi il PDF, io posso... Domani te lo mando. Va bene, mi dici poi tu se vuoi che io lo condivida in generale coi soci oppure... Sei libera. Va bene. Ok. Sei libera. Va bene allora, grazie Massimo, grazie a tutti e buona serata. Grazie sera. A voi dell'invito e dell'attenzione. Grazie, buonasera. Buona serata a tutti. Buona serata.